L'iniziativa appunto dell'illustrazione pratica e dimostrativa del defibrillatore nasce da un impegno dell'associazione Un Piccolo Sorriso di Guardavalle, che il 3 maggio del 2012 insomma, abbiamo organizzato questa pizza del cuore, l'abbiamo chiamata. L'intenzione era quella di raccogliere dei fondi per comprare un defibrillatore. Tante persone sono venute a mangiare la pizza, però fortunatamente possiamo dire questo, che grazie a un nostro compaesano che tutti conosciamo, Lello Carnà, che ha accolto magicamente questa nostra questo evento, ha voluto lui proprio veramente insomma comprare questo defibrillatore. Quindi nasce da questa pizza del cuore. Oggi siamo qui per illustrare a tutti quanti i cittadini di qualsiasi età proprio come funziona questo defibrillatore. Defibrillatore che non è stato fatto solo per noi infermieri o per i medici. Anche i laici lo possono usare dopo aver fatto un corso giusto, un corso molto semplice. Quindi siamo qui per dimostrare a tutti l'utilità, ecco, di questo defibrillatore, la facilità anche dell'utilizzo e quindi riteniamo che sia una cosa importantissima. Colgo l'occasione di ringraziare tantissimo il dottor Lentini, che è una persona squisitamente preparata sia professionalmente sia umanamente. Lui è commissario e volontario della Croce Rossa Italiana di Badolato, ma è anche un medico del pronto soccorso di Soverato ed è stato anche un medico del 118. Quindi chi meglio di lui può illustrarci questo defibrillatore. Quindi colgo anche l'occasione di ringraziare certamente il commissario straordinario del comune di Guardavalle, la dottoressa Pino, che insomma ci ha dato gratuitamente la sala consiliare. Ringrazio Guardavalle Online, come sempre presente in queste iniziative. Ringrazio tutti i volontari, tutti i partecipanti che hanno collaborato nell'ottima riuscita della manifestazione, e ringrazio anche le testate giornalistiche e tutti i siti web che ci hanno dato grande spazio a questa iniziativa. È un impegno nostro, della nostra associazione, divulgare, ecco, l'utilità di questo defibrillatore. L'obiettivo è quello, ecco, di garantire il servizio 24 ore qui a Guardavalle. È vero anche, bisogna dire, passo da un argomento all'altro, dire che quella serata ha fruttato anche, la serata della pizza del cuore ha fruttato circa 400 euro, che serviranno proprio per la manutenzione di questo defibrillatore, serviranno per, appunto, se appunto si dovesse utilizzare, speriamo di no, nel momento in cui si utilizzano le placche vanno cambiate, la batteria ha una certa durata e quindi che hanno un costo non indifferente, per esempio la batteria costa 300 euro, le placche circa 80 euro. Comunque, ecco, noi dell'associazione Un Piccolo Sorriso, oltre a garantire il servizio di questo defibrillatore, vogliamo anche divulgare la cultura, ecco, della salute, la cultura della prevenzione, e che questo sia un giorno importante. Speriamo che ne facciamo altre iniziative proprio per dire come funziona. È nostra intenzione anche organizzare un corso di primo soccorso. Purtroppo la burocrazia, i tempi, i soldini mancano, insomma, però cercheremo di impegnarci. Fino ad oggi abbiamo garantito con i tempi un po' dilatati, però quello che abbiamo detto l'abbiamo fatto. Quindi grazie a tutti, ripeto, e auguro una buona serata a tutti quanti. Grazie. Allora, dottore Lentini, l'importanza di un defibrillatore in una comunità. Allora, da qualche anno a questa parte si sta cercando di divulgare la cultura dell'utilizzo del defibrillatore automatico esterno. Come vedete ci sono, sono vari tipi di defibrillatore, ma più o meno hanno tutti la stessa funzione e sono strutturati in un modo molto semplice. Sono costituiti da due tasti, un tasto verde di accensione rotondo e un tasto triangolare
che serve per fare la scarica. Questo è un apparecchio che guida l'operatore alla defibrillazione, perché riesce ad analizzare il ritmo cardiaco e a individuare le uniche due aritmie che possono essere utilizzate col defibrillatore, che devono essere defibrillate, che è la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare, che sono due patologie per cui sono causa di morte per i cittadini. Se ne calcola un cittadino ogni 1000 abitanti, quindi è una percentuale altissima. Per cui l'utilizzo del defibrillatore, la presenza di un defibrillatore, soprattutto in luoghi affollati come stadi di calcio, scuole abbastanza grandi, dove ci sono delle grandi assemblee, è importante che ci sia almeno un defibrillatore a portata di mano e che ci siano degli operatori in grado di utilizzarlo. Sicuramente è molto facile la procedura, bisogna solo seguire le indicazioni che questo apparecchio dà, tra virgolette intelligente perché parla, e dà l'indicazione dall'inizio fino alla fine. Bisogna ovviamente avere le conoscenze specifiche per poterlo fare. Adesso andremo a fare una illustrazione con la dimostrazione pratica di tutta la situazione. Quindi si posiziona il defibrillatore, ovvero porta il defibrillatore, si posiziona il defibrillatore vicino a una posizione comoda che non dia fastidio per poter effettuare eventualmente le compressioni. Si accende. Modalità training. Collegare il connettore degli elettrodi. Colleghiamo il collettore. Intanto la leccio la mia piastra. Applicare gli elettrodi sul torace scoperto del paziente. Allora, le piastre c'è l'indicazione, quindi dove vanno posizionate. Collegare ed applicare gli elettrodi. Se no non finisce più di parlare, perfetto. Analisi in corso, del ritmo cardiaco. Non toccare il paziente. Collego prima, lo spegno e lo recendo. Ecco, questo è il classico, dico uno quando sbaglia, già dice la macchina, ti dice, dove stai? Perché fa la che si è prima. Allora, riaccendo, ok. Modalità. Training. Posso fare, dottore? Collegare il connettore degli elettrodi. Perché già lei presuppone che tu hai collegato il connettore. Applicare gli elettrodi. Va bene. Del paziente. Una qua. Mettilo caldo per tutti. Senza toglierla. Sì, collegare e applicare. Da questa parte. Ok? Si collega. Collegare. Diciamo solo posizionate. Quella è la posizione. Ecco qua. Questa è la posizione. Analisi in corso del ritmo cardiaco. Non toccare il paziente. Non toccare. Sta facendo l'elettrocardiogramma. Scarica consigliata. Allora, scarica in due. Io sono via, voi siete via, tutti siete via. Allontanatevi, io sono via, voi siete via, tutti sono via. La persona che è a terra, aspetta. Lampeggiante di scarica. Scarica numero 1, erogata. Analisi in corso. Aspetta, devo cambiare. Analisi in corso del ritmo cardiaco. Non toccare il paziente. Scarica consigliata. Carica in corso, allontanarsi. Stessa cosa, allontanatevi, io sono via, voi siete via, tutti sono sempre via. Guardate che nessuno. Prendere il pulsante lampeggiante di scarica. Scarica numero 1, erogato. Analisi in corso. Significa che analisi in corso del ritmo cardiaco. Non toccare il paziente. Carica consigliata. Carica in corso. Analisi in corso del ritmo cardiaco. Non toccare il paziente. Scarica consigliata. Carica. Vediamo all'otto. Contatto tra elettrodi e paziente insufficiente. Bene. Premere sugli elettrodi. Io adesso ho dato un comando diverso. Contatto tra elettrodi. Analisi in corso del ritmo cardiaco. Non toccare il paziente. Scarica consigliata. Carica in corso. Allontanarsi. Io sono via, voi siete via, premere il pulsante lampeggiante di scarica. Scarica numero 1. Analisi in corso del ritmo cardiaco. Non toccare il paziente. Scarica consigliata. Carica in corso. Allontanarsi. Premere il pulsante lampeggiante di scarica. Scarica numero 1. Erogata. Analisi. Avete visto che ogni volta che analisi in corso del ritmo cardiaco, non toccare il paziente. Le eventuali situazioni.
Scarica non consigliata. È possibile toccare il paziente, controllare il polso e i segni di circolo. Se necessario, iniziare RCP. Vedete che avete tutto. Lui adesso.